Oh, come detto, pronti per Outcast A New Beginning, signori. Arriva praticamente 25 anni dopo il primo Outcast. Lo andiamo a provare oggi in compagnia, quindi ci facciamo questa liveozza qui in compagnia. Vediamo un pochino com'è pad alla mano. Come vi dicevo, siamo su PS5, se ve lo chiedete. Il gioco è uscito da un paio di giorni, poi eventualmente ve lo riporto, vi riporterò la live anche sul secondo canale. Ok. Come detto, siamo su PS5, poi il gioco è disponibile anche su PC e su Xbox. Allora, io direi di partire subito, signori. Bando alle ciance, buttiamoci subito in game direttamente. Partiamo con una nuova partita. Grazie Gaia, grazie per i 12. Buon anno, buona prima candelina. Grazie mille Gaia, grazie di cuore per il supporto. E magari abbassiamo un pochino la music. Già abbassata in realtà, però un altro pochino la abbassiamo. No, silenzia no, magari mi sembra eccessivo, ma vai. C'è difficoltà, storia facile, normale, difficile. Andiamo con normale, esperienza prevista dai creatori del gioco. Una sfida equilibrata per chi ha un po' di esperienza con i giochi d'azione. Bada. Ah, c'è anche la, come detto, storia. Se tu vuoi godere appunto la storia, un po' più facile, normale e difficile. Se vuoi morire, no. Andiamo con normale, no, dai. E grazie, Gigi. Benvenuto, grazie per il Prime. Benvenuto tra gli sportiveggianti, benvenuto nella family. Spero primo mese di tanti, mia compagnia. Grazie anche a Vitatat per i 42. Grazie, Vitatat. Sotto di se vede. Poi vi parlo anche un po' di tipologia, genere, avventura, come detto, un open world. Allora. Ok, vediamo di. Ok. Prima di partire mi sembra di aver messo già in modalità prestazioni, come sempre c'è la possibilità di scegliere tra modalità prestazioni o grafica, qualità o prestazioni. A posto. Come entrare in scena col botto. Drop like that. Sure shouldn't feel like a million bucks. And yet. I kinda do. Think, Slade, think. What's the mission, soldier? Okay, don't panic. Jumping dimensions is supposed to fry half of your brain. Okay. L'obiettivo al momento è quello di uscire dal tempio. Guardiamoci un pochino intorno. Ah, ok, eravamo andati con la camera. Ah, vedi, sott'acqua. Si sente che sta affondando. Sì, ma andiamo fuori. Fammi vedere un pochino l'ambiente di gioco qui all'interno del tempio. Noi siamo precipitati per l'appunto da lì. Direttamente. Non ricordo una parola come synapse e non la prima cosa che sto facendo qui. Come detto, dal primo sono passati 25 anni. Sarà un po' troppo? Beh, oddio. Poteva essere fatto un pochino prima, dai. Un pochino prima. Grazie, Tony Marsi, grazie per i 47. Buonasera. Now that's a change of scenery. Beautiful. Huh. What the?
I gotta get over there. Grazie Isa, grazie Isa JD per i 34, grazie mille, bonsoir, bonsoir. I'm right behind you, little one. That was some scary alien technology. I hope that ship didn't decimate my unit. Ok, siamo in un pianeta alieno, come potete vedere anche da chi ci sta accompagnando. Noi al momento seguiamo la creatura. Am I even on duty at all? Vedi, lui non è che si ricorda tantissimo. Sarà in servizio? Lo scopriremo se siamo in servizio o meno. Penso che torneremo in servizio comunque a breve, indipendentemente da... Allora, noi possiamo saltare. Sapim, ok. Poi ci saranno anche altre abilità che scopriremo. Mo non so stasera quanto riusciremo ad andare avanti, perché sarà un video esplorativo, diciamo. Something must have happened before I got here. Ok, lui è un agente e quindi sta cercando anche di ricordare, perché non, apparentemente non ricorda una cippola. Ma c'è comunque questo essere, questa bestiolina che ci sta accompagnando verso... il nostro obiettivo. Locals, I guess. They don't seem to be too badly hurt. I know, I hope they'll be able to. Nay, Lepta! Whoa! Easy now. I come in peace. I assume. You speak Aga Kamon? Yeah, I was trained to speak 14 languages, but I've never heard of them. All right, I speak Aga Kamon, sure. Yeah. Take off your shirt. Say again? Show me the Zokrum amulet. Look, you got me confused with someone else. I travel from another dimension, and... how can I put this simply? You are human. Yes, good. You're way ahead of me, because I don't know what species you are. The Ulukai should know about Talans. So who are you? The name's Slade. Commander Cutter Slade. Step back, finger monster, or by the Yods, I'll make a trophy out of your deformed hand. Okay, no handshakes. I meant it as a friendly gesture. Listen, that word you just said, it's like echoing in my head. Finger monster. No, the other one. Ulukai? I have a feeling we were supposed to meet. The prophecy mentions a human savior returning the Zokrum amulet. You don't seem to know anything about that. Yeah. Magari ci abbiamo l'amuleto e non ce lo ricordiamo, che ne sai. What happened with that ship I saw? Invaders have enslaved the Talans and are threatening the land of my ancestors. Without the guidance of the Ulukai, Adalpha is doomed. So we're on Adalpha, huh? Impressive. And it definitely rings a bell. I am Liaz, leader of the Dolotai Guardians. The invaders have just abducted one of my people. If the Yods are on your side, you'll save her. I need proof that you are the Ulukai. I can't remember my mission briefing, so... pazienza. Fine. Ci arrangeremo. Lead the way, Liaz. Attenzione, il picciolo. Ci dà anche una mano, però attenzione, quindi... Aiutiamo i nativi, aiutiamo le persone del posto, che non sono persone, perché come detto noi veniamo da un altro universo, quindi siamo alieni per loro, e loro, cioè loro sono del posto, siamo noi quelli alieni, però avevamo una missione qui, quindi vediamo. Sì, avventura open world, tra virgolette spara tutto in terza persona. The invaders have taken the prisoner into their outpost ahead. May the Yods guide your fist, human. This fist? You're not even gonna lend me your spear? I shall not influence the trial. Ah, okay. That's just peachy. Please tell me that these invaders are just gonna throw coconuts at me. Reverting bolt of fire shot at lightning speed. Is that what coconuts are? Okay. Yeah. Not exactly. E cercheremo di sopravvivere a questa prova. Anche perché sennò la finiamo subito. Allora, raggiungi l'edificio. Intanto diamo un'occhiatina a quello che è l'ambiente anche di gioco, che
non è affatto male, poi ci potremmo muovere liberamente e quindi è anche abbastanza ambiziosa come cosa, perché insomma non è un mega titolone tripla, insomma, come avrete immagino già immaginato. Senti raccogliere una pianta, pensavo che... Let's find this Dalotai Guardian. They say exercise is good for the brain anyway. Ci possiamo curare, ma ne abbiamo la necessità. Immagino sia quella lì sopra la salute, quindi proviamo. Sì, è quella lì sopra la salute. Ci sono delle... Aia! Ammazza, ci spuntoniamo forte qua. Ok, arriviamo in un'altra. E... apparentemente. Attenzione alle spine, che non pensavo potessero farci così male. Per carità, potevamo saltare, ma non... come detto, non pensavo fossero... dannose. Adesso lo sappiamo. Adesso lo sappiamo. E quindi dobbiamo anche valutare e vedere. Cioè valutare, vedere un attimino quello che è l'aspetto tecnico del gioco. E come detto, non è che si prefigge essere devastantemente bello a vedersi, ma... Al momento andiamo con la modalità prestazioni. Poi al massimo diamo un'occhiata alla modalità qualità, perché comunque prestazioni sempre preferite da parte mia. Better be careful. Sì, facciamo attenzione. Non possiamo raccogliere nient'altro. C'è gente discretamente morta, apparentemente. Possiamo magari provare a metterci qui e vedere un attimino con la modalità qualità com'è. Perché comunque... che dovrebbe... dovrebbe esserci qua dove ce l'abbiamo. Ho sbagliato. Grafica, qualità, prestazioni siamo. Mettiamo in modalità qualità, tanto per dare un occhio, poi ritorniamo a questa, perché naturalmente preferisco un frame rate più elevato. Ok. Sì, la vegetazione è sempre un po' problematica, diciamo che le foglie un po' così. Strutture, parti fisse naturalmente rendono meglio. E a livello di fluidità naturalmente non è fluido come in modalità prestazioni, anche se in alcuni casi ho visto anche di peggio, nel senso scende un po' di fluidità ma meno peggio di quanto di solito accade in molti titoli, dove la modalità qualità certo magari spinge un po' di più, ma senti molto di più la pastosità del del movimento del cambio. Guarda, ci hanno pure chiuso dentro, quindi indipendentemente da chi sia stato è meglio che non abbia le stesse intenzioni anche con noi, perché non credo che possano fare granché. Grazie Giuseppe Ovastora, grazie mille per i 54. Ma ci hanno chiuso fuori? Ah no, vedi, se chiude così, ma non è che ci hanno chiuso dentro. Grazie Giuseppe, grazie di nuovo. Not a living thing here. I wonder what these invaders look like. Sì, rumor su PS5 Pro li ho sentiti, cioè, ma tanto sono rumor, quindi ciò che rientra nel rumor sono sempre cose che mi interessano molto relativamente. Inteso come le voci possono essere sempre voci. Vediamo cosa c'è nello scrignone, nel... Ah, beh, almeno una cosa che ci protegge un pochino può sempre tornarci utile, eh? Lascia fare. E non credo ci proteggerà solamente, perché sembra abbastanza pro. Abbastanza pro. Attenzione, Shimas! Vedi. Un su le mani per il buon Shimazu per le 10 sabone giftate. Su le mani per Shimazu. Grazie Shimazu, grazie mille, gentilissimo, grazie di cuore per le 10 sub giftate. Mi raccomando ragazzuoli, voi che avete ricevuto la sub, ringraziate il buon Shimazu. Grazie. Grazie Shimazu, grazie mille. Gentilissimo come sempre. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie mille. Arrampicati per uscire dall'edificio. Questo è l'indicatore dell'energia del tuo zaino jetpack.
Ok. Quindi sapi ammazza però. Ok. Mo piano piano sblocchiamo cose che ci aiutano nella, anche nell'esplorazione, signori. Così si via. Ah, proprio di sì. Ce la facciamo. Opla, a prendere questo. C'è stato qualche effetto di un po' di tearing, un po' così, un po' di no, oddio, non so se è l'effetto del jetpack o se è un... No, lo fa quando si salta tanto. È come se... Il di solito è verticale quello che c'è in alcuni casi della la sincronizzazione verticale. Là lo dai in orizzontale. Per questo mi sembra un po' strana come cosa. Durante una schivata viene per eseguire un salto lungo. Quindi devo fare prima la schivata e poi il mega saltone. Ok, quindi facciamo... Ah, vedi, lo vedi come sapim. Ci damo fuoco. A posto, intanto prendiamo tutti questi che comunque ci sono utili. Grazie GG, grazie a GG93 per i 7 mesi. Grazie mille GG, grazie mille per la resub. Grazie a Chris Ladybug per i 38. Grazie, grazie Chris Ladybug, grazie mille per la resub. Ben ritrovata, ben ritrovata. Another one of these buildings. Gotta get inside. Sì, sì, mo andiamo, però fammi dare pure un'occhiatina in giro. Vabbè che poi, per carità, potremmo andare in giro un po' più liberamente, però. Nel mentre. Questo potrebbe non aiutarci. Great. Now what? I must find a way to open this door. Allora, lì c'è un altro scrignotto da aprire, quindi nel caso diamo un'occhiata, vediamo che c'è da, potrebbe essere utile. This gear is more advanced than anything I've seen before. Whoa! All right. You try shooting me now. A provarci prova. Questo è poco ma sicuro. Usa lo scudo per superare le torrette. Avanzato dispositivo a braccia VFA. Termina il problema. Ok. Se gentilmente mi dici anche come lo attivo lo scudo, perché. Looks like some kind of terminal. Huh. The shield device is reacting to it. Facciamolo interagire. Okay, allora. Mrs. Computer. Aspetta, aspetta, devo tenere. Let's see what happens when I press these keys. Vediamo, vediamo. Here we go. Ok. Vabbè, ce lo dirà. No, me lo dovevi dire prima come si usa lo scudo. Il tasto dello scudo me lo devi eventualmente comunicare prima della fucilata in petto, eventualmente. Well played, Sleep. But I have a bad feeling about Lias's friend. I gotta find her quick. Allora, nel mentre, fatemi vedere anche un'altra cosa. Qui abbiamo, immagino, abilità. Sì, al momento ancora non abbiamo niente. Risorse, oggetti chiave, in base. Zero oggetti. No, questo credo che siano le abilità. Sì. Ok. Io do sempre un'occhiatina anche per vedere turboplanata. Incredibile. Poi, vabbè, avremo anche altre cose eventualmente. Per il momento abbiamo solo lo scudo e... Ah, però, attenzione, questi vari documenti, poi per questo abbiamo, faccio una panoramica anche per quelle che sono le impostazioni. Ok, audio, grafica, salvagare, esci, va bene. Ok, esplora il resto dell'isola, Sapim, madonna, vabbè, forse così anche meno possiamo fare. Ricordiamoci quindi questo. Questa schivatina. C'è una corsettina. Sa
salve. Ma questo proprio ha un cannone installato, neanche a dire. Corpo a corpo, aspetta, fammi ci avvicinare. Boom! Però lo scudo non è solo scudo, effettivamente. Il braccino ce lo possiamo prendere, che magari non abbiamo raccolto cose. Esplorare il resto dell'isola. 24 è... abbiamo recuperato una qualche risorsa che ci servirà probabilmente per livellare il nostro... pure... oh, merda. Fammi sentire. Era partita una musica che mi ha... e niente, vabbè. Non lo so perché, ma mi aveva fatto pensare a 007. Non mi chiedete perché. Quello però dà soddisfazione. Vai. Oh, però aspetta un po', mo' appena poi vi dirò anche un po' di sensazioni lato pad alla mano, perché naturalmente al momento abbiamo fatto ancora poco. Però HQ to Alpha 32. We registered an explosion on the thermal grid. Requesting status. Oh no. Oh no, 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 no. It can't be. Alpha 32, report. Commander, are you under attack? Immagino report. Perché abbia sentito la voce umana. Invaders of my people? Ecco. Good luck explaining that little detail to Liaz. Well, I guess you won't be needing this anymore, pal. E quindi gli invasori sono gli esseri umani. Mo bisogna capire perché e per come. Allora, raggiungi il tetto, questo dispositivo comunicatore. Vabbè, abbiamo preso un comunicatore e una pistola che immagino che... allora, così possiamo mirare. La sparano, spariamo magari. Così andiamo per il corpo a corpo. Va bene. La proveremo. Premi per scansionare. Ok. X-ray vision. How cool is that? Eh sì, abbiamo preso il visore del tipo, quindi adesso lo sfruttiamo a nostro vantaggio. Grazie, Yak, grazie per i 57, grazie mille. Bonsoir, buonasera e buona domenica. Allora, c'è questo qui che probabilmente ci aiuterà ad aprire cose. Segui il tubone. Vediamo la porta, mi raccomando. Aie. Allora, tieni premuto R2 per sparare con la pistola. L'arma consuma automaticamente elidium verde per infliggere danni maggiori, che è quello che abbiamo raccolto prima per... non abbiamo eliminato quello, però... sparo un po' per capire anche un pochino quello che è il feedback della sparatoria. Aia, mortacci tua. Carità, gli possiamo far pure male così. Quelle verdi non ho fatto caso, ma immagino sia salute. Poi c'era qualcosa da raccattare, pare di no. Non dobbiamo ricaricare l'arma perché, come detto, consuma quello, ma è come se avessero il mega caricatore di generale. Aspetta, voglio... nice. Devo dire la verità. I got a bad feeling about this. Figura. I hope I'm not too late. Allora, per il momento il feedback e la cosa dei comandi non è affatto male. Non è affatto male. Sia per quanto riguarda
la sensazione che ti dà proprio sparare, saltare e quant'altro, sia anche la responsività dei comandi. Questo almeno al momento. Naturalmente all'inizio le fasi sono ben poco concitate, cioè poi dovremmo vedere più avanti, quando magari inizieranno a pestarci di brutto, se riusciremo a tener testa. Ma damn it, lady, I had this. You didn't have to sacrifice yourself. WFA. That's the army. Why do I have the feeling that I'm playing for the wrong team? È il suo esercito, quelli che in teoria ha detto che l'hanno mandato, però a noi ci hanno iniziato subito ad attaccare, quindi WFA is using droids now. I guess we can't talk. Molto bene, molto bene. You see that? Yeah? How do you turn it off? Huh? Goddamn savage. Speak! Kaza! Mene Yoron! Wrong answer. And wrong freaking language. Again! If we can't teach you English, what good are you? Sir, there's been an attack. What? Where? District 54. We lost contact with the infantry stationed there. Send a repair team now, and activate visual monitoring in our main facilities. Me laptop. Me haneosak. Their babbling is like nails on a chalkboard. They're hiding something. Find out what it is. Ma ti pare, ma questo magari ne ha studiato, non è che te sai. Scusa, questo viene l'invasore e pretende pure che gli invasi sappiano la sua lingua. Mi sembra eccessivo. Wait. I dreamed about this place before. So that wasn't a dream. Ok, quindi dopo che è esploso tutto ci ritroviamo qui in prima persona a seguire una palla di fumo. Dad, is that you? What? I'm a father. Ah, manco quello ti ricordo. Okay. Where are you? Right here. Stay put. I'm gonna find you. Where the hell am I? Beh, a sto punto non solo dove siamo, ma anche chi siamo, per dire. You know I don't like it when you call him daddy. Commander Slade is joining the mission to help keep your mommy and her friends safe. And I want to come too. It's too dangerous, baby girl. Don't worry, I'll be back in no time. I promise. Daddy promised the same thing. Camilla. I mean Commander Slade. Sorry, mommy. Don't be sorry. I love you. He said that too. Camilla. I have a little girl at home. I can't stay here. She needs me. Vabbè, ci buttiamo nella vaschetta qua. Vediamo, capiamo. Al momento, come detto, sta cercando di ritrovare la memoria. E a sprazzi, evidentemente. Adesso ci siamo accorti che abbiamo una figlia a casa che ci aspetta. E va bene, già questo è già una cosa buona da ricordarsi. Poi, eventualmente, se ci ricordiamo anche perché siamo su questo pianeta, perché se non, cioè, non sappiamo manco come tornare a casa, immagino che potrebbe essere anche quello un po' un problema. This is definitely not business as usual. Yes. Yes. You? But I saw you revert in the explosion.
lascia fare. Sappiamo come, esatto. I'm afraid your guardian friend wasn't so lucky. She took out a lot of invaders before I could get to her. Her sacrifice makes us proud. Bless her essence. And bless the Ulokai. The trial is a success. Mm. You have proven that you are protected by the Yods. Ok, ci ha marchiato. Sì, perché qualcuno lo diceva, effettivamente un pochino può ricordare anche Pandora e il pianeta. E... Why are we stopping here? I need a portal to my dimension. I got a daughter and I also have a daughter and I don't want her to suffer. Style. The Yods need you to deal with the monsters that are oppressing the Talans. Listen. I got to tell you something about these monsters you're up against. I know all about them. They're more poisonous than the Nekar plague. We should exterminate. No, non è un remake, è il seguito di quello uscito 25 anni fa. Che io non ho giocato, per quello non vi sto facendo particolari rimandi. Not after what they did to my people. But forgive my anger, Ulokai. You wanted to tell me something. Grazie Big Kenobi. Grazie per gli 80 mesi. Attenzione, madonna, quanti mesi. Grazie Big Kenobi, grazie mille per gli 80. The island is covered by a massive Helidium shield. We call it the spear. Nothing can penetrate it. So is the will of the Yods. Your Yods couldn't make this easy for me, huh? Maybe there is a way. The children of Kizar are suffering from a mysterious disease. And the Almael is calling Shamazes to heal them. Do I look like one of these Shamazes? No. However, you could convince one to introduce you to the Almael. But they're going to make you work for it. Well, how about you introduce me? I scratch your back, you scratch mine kind of thing. I won't scratch you, Ulokai. Besides, Dolotai Guardians are not welcome in Kizar anymore. So... Where do I start? Emea is the closest village. Ask for Shamaz Nemet. Gotcha. Oh, you know, you should wear this device so we can keep in touch. Comlink synchronizing. Synchronization complete. But what about the invaders? You leave these unidentified monsters to me. Comunque vi dicevo, il primo tra l'altro è anche, l'hanno fatto ripubblicato comunque anche in versione tra virgolette, si chiama Outcast 1.1, rivisitata gliel'hanno data, nel 2014, quindi comunque 15 anni dopo l'uscita, a tempi abbastanza lunghetti, 15 anni dopo l'hanno ripubblicato su Steam. E no, comunque lo stile è questo, è sempre, cioè nel senso, il, anche pianeta e quant'altro, quindi non è che è stato stravolto, cioè chi ha giocato all'epoca si ritroverà appunto con il degno successore. Raggiungi Emea, allora tieni premuto X continuo, allora il villaggio di Emea è contrassegnato sulla tua mappa, segui la direzione indicata sulla minimappa per raggiungere la destinazione. Ok, quindi la freccetta ce l'abbiamo, ma eventualmente possiamo anche vedere proprio sulla mappa. Andiamo a fiducia. Vabbè, seguiamo la freccina per il momento, tanto c'è pure la strada, quindi rompi le rocce di con attacchi corpo a corpo per ottenere ma sarebbero le rocce. Oddio, non mi sembra di aver visto niente di particolare. Cioè, però, un fastidioso... Ah, eccole là. Ah, stavano più avanti. In alcune situazioni vedete il... Perfetto. Raccatta.
più che il blue sync ci vorrebbe l'horizontal sync, che c'è qualche scompenso nel taglio. Sto muovendo io così appunto per stimolare questa problematica, però evidentemente avviene in alcune zone particolari. Ah, questi si incazzano. La parete. Allora, naturalmente la prima cosa che dovremmo trovare è un'arma più decente, perché per carità, fa il suo, ma lo fa molto lentamente. Ci vorrebbe una maggior azione e prepotenza di fuoco. Ah, ci sono altre rocce che andiamo a scardinare. Anche lì ce ne sarebbero in realtà. Andate da quel lato. Possiamo anche approfittare, visto che comunque... Ah, se procedi verso la nebbia verrai riportato indietro. Penso che sia per il momento che dobbiamo effettivamente seguire una determinata strada, perché poi potremmo andare... Probabilmente ci sarà più libertà più avanti. Ok. Ammazza però, eh. Ah, Gecchetto, può essere pure che lo proveremo. Cioè, a provare sicuramente lo proveremo. Poi non ti so dire se approfondiremo, perché è sempre un titolo che dopo un po'... tratto per un po', poi abbandono. Allora, quello là ce l'ha segnato. Ci ha segnato anche altre cose lì in fondo, ma penso che siano risorse. Tipo anche questo. Aspetta, prima di andare a parlare con quello, voglio andare a vedere questa, che tipo di risorsa è. Il fungone. Posso scassare. Ok. Scusi. I need to find Shemaz Nemet. Lo so che potete. Scusi. Parliamo un po' anche con gente. Ate Hazorkin? Glossario, Zorkin, denaro di Adelfa, ok. Non l'abbiamo capito comunque quello che ci ha detto. Possiamo scendere in modo un po' più piano? No, così no. I left Kizard before learning how to write. I can't copy anything, Ulukai. No, it means do you hear me? Then I'd prefer if you just say what you mean. All right, look. I have a serious communication problem here. I can't understand a word these Talans are saying. You speak Agakamon, Ulukai. Only Shamazes and Dolotai guardians like myself learn that lost language. The native Talan tongue is Agazork. That explains it. Thanks, Lias. Slate out. Il problema è che quindi non, cioè, non è che ci capiranno più di tanto. Allora, l'obiettivo a grandi linee è da queste parti. Nemet sta là sopra, ma questo che è un ascensore? Sì, ok, allora non andiamo con l'ascensore perché... Posso? No, si è messo qua come a dire, guarda che tu puoi passare. Goyoha lo dice a tua sorella, devi stare calmino. Guarda questo. Sorry to bother, but I'm looking for the Shemaz of this place. Katagizai. Yods Almighty, you speak perfect Akakamon, the lost language of Khazar's false prophecy. Who are you? Well, I'm glad you can understand me. The name's Cutter Slade. You might have heard of the Ulukai. Ulukai? I am sorry. This is a strange moment. I haven't spoken Akakamon in many moons. I am Emmet, Shemaz of Emiya. Nice to meet you. Listen, Liaz sent me. You gotta help me out. I don't think I can but speak, and I will listen. Allora. Can you heal me? Tanto per, anche se la salute ce l'avevamo, però. Grazie Nicolone, grazie per i 28, grazie mille.
Giocavo Outcast quando ero bambino una vita fa. Eh sì, infatti il primo capitolo è uscito 25 anni fa, nel 99. Quindi... Okay. Listen, I know this is gonna sound crazy, but your gods, I mean Yods, brought me to your dimension for a reason. I need to know what that reason is so I can return to my family. Long story short, I gotta speak with the Almael. Only Shamazes can be invited to Kizar outside of Okastok. And I am a Shamaz. Amazing. Go pack your lunchbox then. We leave in 10. Hmm. I have felt the call of the Almael. The children of Kizar are sick and they need healing. But what can a Shamaz do? The path to Kizar is long and fraught with invaders. You might survive, but a Shamaz would surely revert. Look, we can kill two birds with one stone here. Once we get to this Kizar, we can figure out what to do about the kids, too. We. The spear protects the island of Kizar from all intruders, and the Almael doesn't know you. I'm sorry. The Almael won't meet with you. That's exactly why I need you to slip in, talk to the Almael, and figure out how to get me home to see my own kid, because you're right. This whole thing is about our children, right? Hmm. If one could reactivate the... I believe you call them portals? Is that the right Akakamun word for Diokas? Poi il glossario traveling from Amia to Kizar, ti traduce alcune di quelle parole like già. That. The space of three breaths. La sagra di Mila. But Chief Hatsa won't allow it. The invaders made our Daukas not work, you know. He doesn't want to anger them more. You may not have any issues with authority. Il motivo di questo remake, infatti, non è un remake, è un secondo, è il seguito. Hmm. Helping you goes against Chief Hatso's command. I could be called a traitor. But the children are my priority, and Talons are a grateful people. We reward heroic deeds. Help us with the Daoka, and I will... How do you say... No, anche perché io, come detto, il... So and the Almael. Is that how you say it? Doesn't sound right. Il primo non lo giocai nel 99, ma è stato molto apprezzato all'epoca. Quindi... Magari il dubbio è sul perché farlo così dopo tanto tempo, però si sa, a volte le IP se perdono, se software house varie ed eventuali, passano cose, quindi a volte passano più anni di quelli che ti aspetti. Allora, Do you think the invaders can be healed? Good question. I see no essence in them. Beings with no essence cannot be healed through the essence and the yards. Have you tried to heal? I don't want to get too close to them. Even if it doesn't bleed, we can still kill it. Trust me. You speak so tough. Does everyone where you're from speak? I haven't been home in a while. Queste magari chiacchierate extra le facciamo per voglio scoprire un po' di cose, però. Ma leggo e mando. When the Almael speaks, the Shamas listens. When we Shamazes speak, the villages listen. Sometimes. Oh, I know all about painful cycle. Ok. Vabbè. Are you sure we even need a Daoka to travel to Kizar? Maybe you don't, but these old legs do. Retrieve the core that the invaders have stolen, and I will introduce you to the Almael. Esatto, più o meno è quello. Quando posponi magari una cosa che devi fare e poi ti accorgi che l'hai fatto per un po' troppo tempo. E ok. Yods bless you. Slay to Lias. I spoke with the Shamaz of Amia. Nemet, is he willing to help? Yeah, under one condition. That I turn their Daoka back on. You will need to recover its core that was stolen by the invaders. They keep it in a nearby base. You've been there? It's too dangerous for the Talons. Our weapons cannot match their firepower. I can show you where it is located. I'm on it. Thanks, Lias. Allora, trova il nucleo del Daoka di Emea.
Lea ha contrassegnato la posizione del nucleo di Doka sulla tua mappa. Prima per avere la mappa delle missioni. Ok, adesso funziona. Ok, sezione sulla mappa delle missioni con X. Va bene, noi possiamo dezoomare un pochino. Non adesso, ok. Oppure ci guarderemo. Missioni disponibili. Le missioni dei villaggi sono visualizzate nel registro delle missioni. Seleziona la missione del villaggio disponibile. Vabbè, al momento Cutter vuole tornare a casa con... Ok, vedi missione villaggio, sposta. Va bene. Gli obiettivi sono visualizzati sulla missione del villaggio. Seleziona l'obiettivo disponibile, il nucleo. Ok. Seleziona la missione, trova il nucleo di Dakota di me, premi X per seguire, la minimappa indica il luogo. Ok, vabbè, questo... mi pare un po' complicato, inutilmente, forse sta cosa delle... ma magari è semplicemente perché ci sta spiegando un po' di cose. Qui la mappa delle missioni, prendo... va bene, ok. Questo adesso lo possiamo raccogliere. Come spazio esaurito. Recupera il nucleo... ok. Va bene, non posso... allora, quindi, andando qua, andiamo... adesso possiamo dezoomare. Vedi, abbiamo il buon pianeta sul quale siamo... precipitati, sbarcando, sappiamo come ci siamo arrivati. E poi per il resto questo è il livello di difficoltà. Viola tutti i terminali per accedere al contenitore del nucleo Doka, necessario per il logo. Ok, questo cos'era invece? Campo Dolotai, Campo Talam, la base delle guardie. Ok, va bene, noi al momento allora andiamo verso il nostro obiettivo, poi vediamo eventualmente anche altre cose. Voglio al momento magari scoprire già qualcosina in più, se possibile, poi vediamo anche. Ma ad esempio, qui che la strada fa in questo modo, io posso comunque proseguire dritto per fatti miei senza preoccuparmi del nucleo, ok... immagino che... sì, sì, comunque. Quelli sui sentieri, ma noi possiamo spippolare a piacere. Certo, magari... in un certo punto, perché là c'erano delle bestiacce. In aria o sott'acqua. Cioè, oddio, non sono bestiacce, sono puntini rossi che mi dà l'idea. Che possono essere nemici. Poi, però... pratico. Non li abbiamo visti. Questo che roba. What the hell? Attenzione. Grazie Pippo Olimpionico, grazie per i 28. Grazie mille Pippo, grazie per la resub. E Eurotruck non lo so, onestamente. Rivedremo qualcosa. Penso, cioè, sicuramente sì, ma non so quando. I turned it off. You did? What? What are you doing? We took this from them. I'm sure they'd want their relics back. We could use it to parlay. You know we don't have the clearance to do that. I came looking for you. Your father wants to see us at HQ. Maybe this mission isn't only about what he wants, Colonel. Let that sink in for a while. Fregare lingue, attenzione. Oh, another vision. Was that the Daoka Corps Nemeth looking for? Sì, apparentemente sì. Allora, come detto, avevo visto qualcosina qua. Cosa raccogliamo? Per scorrere tra gli oggetti. Ok, vabbè. Vabbè, questa ci curava. Questa pianta ganda. Può essere che pure quella potrebbe curarci. Chi lo sa, non lo so. Per il momento andiamo verso l'obiettivo passando dove ci pare praticamente. Magari stando un attimo accorti a dove mettiamo i piedi, però perché... seppur possiamo spiccionare come ci pare, magari sarebbe meglio non morirci. Quelli là. Vai, venite, venite. V'aspetto. Di più da qua? Sì. Magari la precisione con la pistoletta non è il top, quindi è meglio che ci avviciniamo un attimino.
cascato. Vabbè, tante acqua. Vai, vai. Che figlione. Scudone, scudone, scudone. Paradina quasi. Oh, in realtà non è... Ammazza, questo è cattivissimo. Resistentissimo. L'altro non si è imboscato. Biondo. Sei liscio. Aia. Allora, la musica d'ambiente, tra virgolette, d'atmosfera, di tensioncina, mi garba un sacco. Tecnicamente, diciamo che, come detto che sia, eccelso, tutt'altro. Però, per il momento, si lascia giocare, poi. Aspetta, madonna, è testata, sta cosetta in scala. Allora, controlliamo un attimino. Poi recuperiamo anche qualche altra roccia, eventualmente. Allora, qua cosa abbiamo? Vediamo cosa c'è. Qua dentro ci sono mitragliatrici, eh? Allora, hai scoperto un nuovo modulo arma. Può essere equipaggiato sulla tua arma o conferire nuove funzionalità. Ok. Quindi, questo è il modulo arma. Perfetto, andiamo nella seconda schermata. Seleziona dei tuoi moduli, quindi premi X per equipaggiare uno slot vuoto. Abbiamo mitragliatrice, quindi me lo inserisce così. Quest'altro che roba è? Colpo violento, aumenta danni e la probabilità di stordire i droidi. Ma è già attaccato questo? O non è sbloccato? Non lo so. Perché facendo così... Allora, se io dovrebbe mettermelo... Se tolgo questo e faccio così... Ah no, semplicemente devo togliere quell'altro. Beh, oddio, in realtà non saprei quale... Equipaggio, rimuovi... Allora, elitium rosato, meno 1, danni meno 25, però frequenza di fuoco il 75%, calore per colpo meno 2... Allora, proviamo prima questo a sto punto, che prima non ce l'avevamo attivo. Allora, una volta. Questo non possiamo recuperarlo al momento. Aumenta i danni e la probabilità di stordire i droidi. Sì, proviamo. Proviamo prima questo, poi proviamo l'effetto mitraglietta. Non riesce a portare contenuti sempre interessanti. Porta le risate, i panzi mi fanno bene. Grazie ancora. Grazie, Pippo Olimpionico. Grazie a te per il supporto. Possiamo prendere quella che era... General Burham, you asked to see us? You can skip the decorum, sweetheart. Just call me Father. Okay. Father. I don't want you on the ground anymore. The situation has escalated. What's happening, General? This footage comes from the black box recovered in one of our damaged drones. Look. Okay, siamo noi. A rogue agent? It's impossible. Exactly, Colonel. This is proof the savages are sorcerers. They can get in our minds, mess with our heads. Clearly, it's some kind of alien shapeshifter. Really? Come on, Father. This is getting a little... Grazie, ridiculous. Skyrox. You know what's... Grazie ridiculous. Per i 34. You're the fleet negotiator, and you still haven't managed to communicate with a single prisoner. Yet you keep assuring me these primates are intelligent. We're taking over their land. Just because they don't welcome us doesn't mean they're stupid. Noi siamo sempre così invasori, come detto, sempre incazzosi. This is General Borum. Send reinforcement convoys to all bases. Do it now. Con quale cattiveria?
Grazie Carlo, grazie Carlo D'Alessandro per i 9. Grazie Carlo, grazie mille. Ben ritrovato. E allora, apparentemente il generale non ha creduto che noi eravamo umani, ma era un mutaforma che faceva finta. Infatti, noi abbiamo queste visioni, anche se da capire come. Ci curiamo un pochino? Io direi di sì. Tanto le erbette ce le abbiamo. Some Talans are already talking about you. Oh, yeah. Proviamo l'arma. What do they say? Because I can't make much sense of what they're telling me. They don't understand you either. Only the Shamas they speak Agrikamon. Shamas is only that. I'll keep that in mind. Slate out. Time for a swim. Allora, qui c'è della nebbia, infatti noi dobbiamo andare all'altro punto. Ci aveva detto che se andiamo troppo verso la nebbia ci riporta indietro e va bene. Vabbè, l'importante è che abbiamo recuperato quei cosi. Tanto per. E vabbè, in realtà questi potremmo anche evitare di prenderli. Ne abbiamo già. Comunque tutto questo. Anche se immagino potranno poi servire anche ad altro. Per quanto riguarda invece, vabbè, questi qua dobbiamo ancora scoprire cosa possiamo sbloccare e cosa possiamo fare. Qua in realtà sono lì sotto quei pezzi che possiamo mettere, poi dipende anche dalla tipologia. Questo vediamo se mi dice cos'altro. È questa una pianta preziosa che cresce solo nella natura incontaminata. Aumenta leggermente la resistenza di cutter ai danni per 120 secondi. Ok. Questo qua invece... Dove sto? Qua. Ok. Meno 50, ma meno 50 cosa? Per capire. Sblocca l'abilità di potenziare i moduli arma nella schermata armi. Aumenta i danni inflitti da tutti gli attacchi corpo a corpo. Ma tipo se... Nanocelle insufficienti. Ok, no, non capivo cosa erano quei 100 che ci servono. Che... E... Ma oddio, Dead Space relativamente. Ricordiamo che, come detto, questo è per quanto merda, ma che schifo. Ok, si fa più danno veramente. Se andate a vedere un pochino com'era il primo, vabbè, praticamente molto molto simile a questo, non dico tecnicamente, ma come stile e quant'altro, tutto che sia. E quindi, per quanto possa rimandare ad altri titoli per alcuni aspetti, giustamente ogni titolo può rimandare a qualcos'altro in generale, effettivamente c'è da dire che questo alla fine praticamente prima di tutti questi. Allora, vabbè, qua andiamo dritti per dritti. Mi viene ogni tanto da tirare una mina. No, ma neanche, secondo me, copiato. Non è proprio una questione di... Nei giochi c'è sempre un po' di ispirazione di uno all'altro e viceversa. Per un aspetto o per un altro, che può essere a volte proprio per uno stile grafico, un ambiente, un personaggio, una tipologia di gameplay, una meccanica di gameplay. E... Tante, un po' come nella musica, no? Te so 7, capita che ogni tanto qualcosa... sia simile ad un'altra. Ci sono anche a volte che fanno dei plagi clamorosi, sia musica che videogiochi anche, però vediamo o ascoltiamo più che altro qua. Go get it. Stop with your tongue, it tickles. Now sit. Sit. Che è la figlia che gioca col cagnolino? Ricordi di una vita passata.
say, Marion? Looks like our little one loves her present. It's all she could talk about for the last 2 months. That's 8 weeks, Slade. Weeks, months. Got dispatched to Costa Rica. Black Ops. You know I couldn't check it for her birthday. It's just too hard on Camilla. The longing, the questions. You can't show up unannounced and then disappear again for God knows how long. What are you saying? That I should stop coming? Not like this. You're either in or out of her life. You understand? That's the job, Wolf. You, if anyone, should understand that. I do understand. So, please do not come back until you receive the paperwork from the lawyer. Tensione. Tensione familiare, lui viaggia per lavoro, è assente. Sparacchi a destra e a manca, probabilmente anche passato. E queste ancora non le mastico, queste parole, quindi dovete aver pazienza. Nel mentre ci buttiamo sempre nel bidone dell'umido qua, probabilmente. E... e vediamo se riacquistiamo un po' di altri ricordi. Ma anche attrezzatura, perché è anche quella che è molto figa. Damn it! Damn it! Where the hell is he? What happened? You disappeared for a complete moon. Really? Felt like minutes. I must have taken a little dimensional detour or something. So, sì, sì, this is the place. Normale, normale. Behold the spear. Questo fa molto quelle due statue, il percorso, il coso che ci passa in mente. Questo fa molto la storia infinita, eh. Impressive. Storia infinita è uscito prima, 84 credo, che il film, non il promise, video. Right? 84 o 85, non mi ricordo. It's all gonna be fine, Slade. Ma peggio non credo che possa andare, eh. Sì, quelle statue facevano impressione un po' a tutti, credo. Quando le guardavamo da bambini. Vedi questo che passava su quelle statue, si aprivano gli occhi, corri, corri. Bello, bello, bello. C'era tensione, eppure da bimbi proprio piccolini ce lo vedevamo. Cioè, almeno penso tutti quanti. La storia infinita, un film per bimbi. Effettivamente potrebbe non esserlo a distanza di... Ma una volta ci avevamo il coraggio innato proprio di guardare cose che... I still have sick children to tend to. The MIL will see you now. Thanks, Nemet. Don't thank me yet, Ulukai. Infatti vediamo che, cioè, ci ha messo una parola per noi, ma bisogna vedere che parola ci ha messo per noi, quindi attenzione. Però pure gli ambienti comunque non... Come detto, tecnicamente per quanto sia abbastanza... è un po' arretrato, cioè tecnicamente non è che è... Come detto, una mega produzione e tutto. Però comunque il... per quanto la grafica non sia spacca mascella, però almeno hanno messo la cura nel realizzare gli ambienti. Inteso come un ambiente ricco, pieno, non... C'è quella fastidiosità tecnica che devono risolvere. So you're the mysterious stranger. Però bisogna vedere alla lunga come the sarà. You human. Speak your Aga Kamon words and the Almael shall listen. I'm
confused. Which one of you is the Almael? I am the Almael. One luminous being. Grazie Grivalix, grazie per i 30. Link between Talans and the Yards. I see. I'm only here because I'd like to go back to my dimension. But your Yards, they seem to want something else. I think they're trying to tell me something. Blasphemy! Only the Almael can hear the voice of the Yards. Why would the Yards address a human? Maybe this Ulukai thing? The Yods, they've shown me things, like visions. Oh, and I heard a voice, yeah. I'm not even sure if that... Lies! Humans are liars! Leave this sacred sanctuary at once! No, wait! The Almael has spoken. Hold on! Liaz told me that you could answer my questions. Liaz. The sound of that name casts ripples on the perfect surface of Melia. It shall not be spoken in Kizar. All right, look, I meant no disrespect, but I have a message from your Yods, okay? I'm sure you want to hear it. Let's work something out and you can help me get off this rock. Speak now or leave. Do we have a deal? Speak! Okay, so it goes something like this. Nas, your cat. Ama, not, Nectar? Siamo sicuri di quello che stiamo a dire, che magari gli stiamo a dire qualche bestemmione e questi ci tagliano la goccia. You see? I told you it was important. Imposter! How dare you mock the Almael? Look, I'm working on my accent, all right? Listen, meglio prendersi un appunto. Actually died, okay? But I keep waking up in some kind of vortex with this echo, the same words repeating. Nas, your cat. No. Nas, your cat. Amanor Neko! Se è ricordato fin troppo bene, mi sa. Si è ricordato l'accento. That's more like it. The message speaks. Hagazork. So it is true. You hear the voice of the Yods. Hearing was the easy part. Care to translate? Oh, wait. I think I already know what it means. Save us from extinction. How do I... What language am I speaking? The Yods have translated the message. The Almael sees and hears what is left to comprehend. To save us from extinction, we must protect. Una ha detto proteggere, una procreare. Kizar must be protected to save the Talans from extinction. Kizar must procreate to save the Talans from extinction. So which one is it? Esatto, che se fa? The Almael is one luminous being. Sì, però in disaccordo. Looks like it takes at least two to disagree. Esatto. Not my place to debate, but you got your message, so what about our deal? Save us from extinction. In un modo o nell'altro, dai. And the Yods will send you back to your world. One man against an army? Yods can't be serious about this. You two don't strike me as someone who would get their sense of humor, so... Hey, where's she going? È cazzata quella che voleva... Parliamo con una metà? Ok, mi do una curata in realtà, che non siamo in formissima, se no ci facciamo vedere un po' tutti. Ok. Can we talk? The Almael sees you. Eppure noi te vediamo, giustamente, ci sta. Grazie Shivrock, grazie per i 28, grazie mille. Grazie per i 28 mesozzi di resub. Quindi noi sostanzialmente dobbiamo evitare, siamo stati presi da questo... fardello che ci è stato messo sulle spalle. Dobbiamo evitare la loro estinzione. Estinzione che è a rischio causa sempre esseri umani, apparentemente. Comunque, parlami di chi sei, messaggio, argomenti principali. Guarda, I thought the spear was already protecting this island, but you seem to think the Yods want it even more protected. How? You must understand that this can only be half. Half spoken. Got it.
You don't want your sister knowing the details. My lips are sealed. Just lay it on me. This island is built on the largest source of white helidium in all of Adelpha. The Almayel uses it to power the spear, but it's depleting quickly and won't last forever. If they are willing to help, the Dalatai Guardians could find a way to bring more white helidium to the island. Understood. I'll talk to Liaz. If that's what it takes to redeem the Guardians, she'll be all for it. Dalatai Guardians are outcasts. Their outlawed order started our descent into extinction. They are forbidden to enter Kizar. Well, without Liaz, I wouldn't be here talking to you, and the message of the Yods would be lost forever, so come on. She just wants to see her daughter. Ishana and Liaz share the same Fey essence, as did Yan, her former partner, who reverted so many Dalatai Guardians in his foolish attempt at violence. Was it really foolish to sacrifice themselves to save you all? You, among all people, should appreciate the value of protection. You need to listen to Liaz, because this is how the invaders are winning right now. They divide and rule. Divide and rule? Words of Sankra. And yet the Almael sees wisdom in them. Wisdom's good. If the message can convince the Dalatai Guardians to protect the spear, the Almael will half speak in their favor, and Liaz shall be heard. Thank you. Thank you for that bit of mercy. The Almael has half spoken. Sì, mi parlo giustamente. Va bene, allora sì. Time doesn't mean anything for the Yods. Beh, da voi, vedo. E siccome questa sarà una spippolata del titolo, magari non mi soffermo troppo alle domande secondarie, diciamo. I haven't said anything. When you were talking to the Almael, you left your channel open. Ah, questo potrebbe essere un problema. Cioè, nel senso, after studying the map, I've identified several facilities that are storing copious amounts of white helidium. Non si incazza la gemella per... Sure. But there's a problem. Of course there is. Hit me. White helidium can't pass through a Tonka. Small amounts are fine, but it gets unstable in large quantity. Ok, e quindi come lo riportiamo? And obliterate the area, just like in Talanzar, 15 cycles ago. Any safer option? We could use a Fisher Talan boat. I can centralize the shipments in the coastal village of Sapa. That will take some coordination, but it can be done. Well, you think they'll do it? If I'm ever gonna get home, we need to find a way for everyone to contribute. Y'all got no advanced weapons, no vehicles, no protection. There's not much to work with here. Talons are resourceful. I'm sure every village has something to offer. You just have to figure out what exactly. Talk to the chiefs. It shouldn't be too difficult now that you're fluent in our language. What are you talking about? Dobbiamo andare a elemosinare roba, praticamente. We're having this discussion in Agazork. Really? Wild. The odds did something to me. I have a feeling they're only getting started. Thanks for the map coordinates, Liaz. Let's do this. Slate out. E sì, gli hanno inculcato anche quella che è la lingua dei nativi, diciamo così. Va bene, quindi ci facciamo pure una bella figura con i nativi, cioè, anche questo. Anche perché, come detto, essendo anche noi esseri umani, che di base qui sono gli invasori, potrebbero appunto non vederci di buon occhio. Infatti pure qui con questa eravamo partiti male, eh. Vabbè, comunque, nuova missione principale sbloccata, per aprire la mappa delle missioni. Va bene. Quindi, premi L1 per aprire le missioni principali, L1 missione principale, allora, salvali dall'estinzione, vabbè questa è la mega missione, Katara ha consegnato il messaggio degli Yod, ma per la prima volta nella storia di Adelpha le loro interpretazioni differiscono, questo Katara Slade non una ma due missioni da compiere per salvare i Talan dall'estinzione e tornare sulla Terra. Ah, quindi praticamente è ninculata il fatto che erano in disaccordo, perché mo praticamente dobbiamo accontentare sia l'una che l'altra. Solo che quella che diceva che il modo è quello di riprodursi, cioè come possiamo aiutarla? Nel senso, non credo che il nostro Katara debba... No? Insomma. Va bene, comunque, rinforza la lancia. Quella di rubare l'elidium. Va bene. Allora aspetta. No. Vabbè.
Non più reietto, non più reietto. Che te l'ha fatto fatto con l'arma che premette la linea. Scoprire altre informazioni su questo argomento. Ok, vabbè, era tanto per chiedere. Grazie Luca Rizia, grazie per i 37, grazie mille. Gracias. Parla con Almayer. Allora, con questa ci abbiamo già parlato. Devo andare a parlare con l'altra o ci devo riparlare un'altra volta? The Almayer sees you. Ok, dobbiamo parlare pure delle cose secondarie. So you and your sister have never disagreed tra virgolette before. Ever? The Almael is one luminous being. The ok, e non è mai in disaccordo, ma a parte stavolta, She doesn't disagree. The dissonance in the Almael's voice is something else. We call it Sankra. The path is blurry. Aka stalk, the spear. Dite con l'altra, ci avevo pensato pure io, però si è andata, mi sa, Protecting is saving. Lo vediamo, cioè. Technically, males and females mingling renews life. That's saving too. Ognuna delle due aveva la sua opzione, infatti. Grazie, dottor Kirna. Grazie per i 38. The Almael has ruled Adelpha for thousands of cycles far before your arrival. Eh sì, mo state in difficoltà, però. The ladies have run this world for thousands of years, and I'm sure you have the best reasons to do it your way. I don't want to interfere with your politics. I'm just a guy who wants to get home. A guy? You are the message. You brought Sankra into the temple of the Almael, shrouding your true intentions. Could we maybe agree that my name is not Message? If the Yods are giving me a ticket back to my daughter, I'll do everything I can to save you from extinction. But I believe the shortcut to the endgame is shutting down the invader bases, one by one. No invaders, no threat on your people. That's your message in a nutshell. The message is already changing. The other eye won't close on his unseen word. That's cryptic. Okay. The Almael has half-spoken. Not a yes. A semi parlato mi fa ride comunque. Divertente. It was good talking to you, Almael. Walk where the yards can... vediamo se possiamo parlare con l'altra... Semi parola qua. Non è lei, credo, non lo so. No, mi sa che dobbiamo. Ah, aspetta. Alma Yel. Abbiamo parlato con Alma. Parliamo con Yel. Si vedeva. Ah, Yel. Dai. Can I have a word? The Almael hears you. No, Yel, ma ascolta, Alma sta di là. Procreate per sapere. Beh, penso di sì, se no sarebbero morti. Morte. Why do you think procreation is the key to the Yod's message? The Almael understands the voice of the Yods, and they want Okastok to be celebrated again. Sarebbe? What's Okastok? The festival celebrates the cycle of life. Can't you hear? Birth is silent. Thousands of moons without new life leads to extinction. Complete the circle, follow the will of the Yards, and the message shall become. What do you mean, become? Become what? The message can't be trusted until it brings the first Daruman to the Almael. The first of many. Grazie Davide, grazie mille per i 12. Buon anno Davide, buon primo anniversario, grazie mille, grazie mille. Quindi da parecchie lune che non ci sono nuove nascite, no? A Daruman is a symbol of Talan unity. Simbolo di unità, sì. The festival of Okastok can't happen while the villages of Adelpha remain isolated. Help them. Unite the people behind their leaders. And you shall receive their Darumans in return. Ok, allora non volendo andare a spippolare tutti i discorsi secondari, andiamo un po' avanti. Allora, nuova missione principale sbloccata. Andiamo a vedere che c'è dell'ingrippamento, credo. Riunisci i aiuta i villaggi a ottenere il loro. No, Rom Rub, Valerio Bianco. Vabbè, ognuno c'ha il suo e va bene. E vediamo qua se. Nemet. How are the children?
I healed them, but I couldn't find the cause of the disease, so I'm afraid I'll have to return if the stomach cramps start again. But duty calls in my village too, so I should head back to Emiya now. Speaking of Emiya, you don't have a spare Daramon, do you? I'm gonna need a bunch of them, and frankly, I got no idea where to start. My village is as good a starting point as any if you're on the lookout for Daramons. Emiya has its share of issues like every other place on Adelpha, I'm sure. Help us and I will bless our Daramon myself, or help other villages first, because by the odds, the whole of Adelpha needs help. Allora, la mappa dei Daoka. Andiamo a vedere. Puoi aprire la mappa dei Daoka premendo triangolo nella mappa delle missioni. Ok. Ora puoi viaggiare rapidamente dalla mappa verso qualsiasi Daoka attivato. E va bene. E teletrasporta mappa missione. Stai dicendo che seleziona la Daoka di me e premi per raggiungerlo rapidamente. Ok. Ok. I Daramon. Per ottenere il Daramon di un villaggio devi guadagnarti la fiducia dei suoi abitanti. Ok. Allora, siamo ad Emea. Seleziona il villaggio di Emea per aprire il registro delle missioni. Va bene, dammi la freccina. Qua il pallino. E quella missione l'abbiamo fatta. Quindi seleziona la missione del villaggio. Completando questa missione otterrai tra le altre cose un... Trova il capo di me. Allora, noi quella sopra. Vabbè, tieni pure uno. Torna alle varie missioni dei villaggi per vedere i nuovi obiettivi e fare progressi per ottenere i Daramon dei villaggi. Va bene. Trova il capo di me e parla con lui. Va bene. Poi ci sarebbe in realtà anche da... Qua se mi spara dove mi spara? Posso provare? Scusi, eh. Ah, proprio così. Salve. Allora, guardiano responsabile del raccolto. Quello sarà un venditore. Perché comunque possiamo anche spippolare qua. Allora, vabbè, poi ci stanno quelli con le missioni. In questo caso credo quello là sia la secondaria. Perché quello della principale sta qua, quindi Stapim! Il luogo contrassegnato sulla minimap e parla con il Talon. Salve, lei parla con Azo. Azo, piacere. Poi, tu mi sembri importante. Must have taught you how to properly address a chief. I am Hatsu, leader of the MA. And who might you be, funny one? Tipo buffo lo dice a qualcun altro, te lo dico. Cutter Slade, piacere, piacere, il salvatore. A qualcuno piace di dire. Aspetta, Ulukai che significa? Che tu lo dici a tua nonna? Salvatore, salvatore, bravo. Grazie Masse, grazie per i 37. Just give me a minute. What are you afraid of? I was elected supreme in front of the Yods. I am not afraid of anything. Va bene, bravo. We already have one useless troublemaker in this village. We don't need another. Vabbè, who's that? You haven't met Doc yet. He's by the lake. You should visit him and swap your ridiculous stories about saving the planet. È un po' diffidente, eh? Chiediamogli anche degli invasori. Those invaders everyone's worried about. Have you fought them? Why would I? I want to start negotiations with them to ensure Emiya's safety. Negotiations. You see what they're doing out there. They'll take your land and enslave you. Don't spit your violence at me. You want us to provoke the invaders. Emiya is peaceful. We sell fruit. Vabbè, fanno solo il mercato loro. Che devono fare? Chief Hatso, the Yods sent me here for a reason. I can help if you let me. Have you ever walked through the charred ruins of the Procriana Library? Scattered in the dirt are the remains of 100 victims. There are no martyrs in Emiya, and no heroes. We don't need any
Ulukai here. That is why we live. Sì, ma trattative, si è detto che loro vendono solo frutta, come trattano con gli invasori? Gli danno un cesto di banane? Okay. Credo, non credo. Just how are the negotiations going? I haven't met one that I could have a conversation with so far, but I am committed to making the effort. I believe the invaders have some unfinished business in Dasan. I just want to send them a signal that we are willing to collaborate, if it can speed up their departure. Where I come from, they don't like collaborators during a war. War? Would you stop with the violence? There are no warriors here. Yeah, don't know. Now go. Leave me. Drink Morag juice in the treetops. Non è propriamente favorevole. Dobbiamo guadagnarci, immagino, la sua... I wish I could stay longer, but... You have to go? Good. Ok. Ci dobbiamo guadagnare la sua fiducia. I'm worried about you, Ulukai. Where are you? I'm still in Emiya. You heard about some troublemaker named Doc? Aspetta. Tracciamento obiettivo missione, sempre una missione disponibile. Penso che ce la segna direttamente così. Stava facendo tracciamento obiettivo. Sì, se tieni premuto fa lui, diciamo. Io... Sta facendo tutto in automatico, giusto? Ok, adesso. Son. Doc is a good Talon. Maybe a little lost, unsure of his essence, like his whole generation. What's wrong with this generation? Let me guess. It's those damn video games. No, per piacere, non mi sembra il caso. Conversion ceremony in a dozen cycles. It's too dangerous to bring our youth to the well of essence. So these young Talons have no essence? Everyone has an essence. They're just not sure which of the four essences are theirs. The ceremony is meant to reveal exactly that. Oh, I was a teenager once. It can get pretty confusing. They figure it out. Eventually. Slate out. Allora, una cosa che vorrei fare, perché in realtà nel mentre stiamo giocando un po', vorrei... non credo che possano sbloccare cose o altro di particolare. Però, allora, scusi, fammi capire. Raccolgo sì. Rasura. Però, questo. Vendere oggetti preziosi ai mercanti in cambio di una giusta quantità di Zorkin. Ok. Quindi possiamo tranquillamente entrare nella casa delle genti. E questo è tipo quello che abbiamo raccolto prima o sono dei salami? No, visto che qua ci stanno... Penso siano frutta e verdura. Hanno detto che commerciano in frutta e verdura. Sono strane come cose, però, come detto, siamo in un pianeta alieno. Mica c'è una... zucchine, carote, cose, magari sì. Allora, vabbè, l'abitante sta a pregare, lasciamolo perdere. Lasciamolo pregare, qui c'è questo e... grazie Matte, grazie per i 38. How did you learn to speak Agazor? È una lunga storia, abbiamo perso la memoria, poi ci hanno splashato di brutto. Quindi. Is that a Shamazar accent I'm hearing? Really? I think the odds did something to me when I delivered their message to the Almael. Oh, I see. Praise them. Be careful, Ulukai. Activating the Daokas has caught the invaders' attention. Mente cura, can you heal me? Vedi, però devi ho. Pensate. So, where is that Daramon of yours? Emiya's Daramon doesn't exist yet. The chief of the village creates Daramon. Sì, ok, giustamente ci dobbiamo guadagnare. Speak to my fellow Talons. Okay. Yeah. How to make friends on alien worlds. I must have left that book on the shelf.
Take care, Nemat. Allora, a questo punto, scusa, fammi vedere nello specifico. Vabbè, non è lontana. Andiamo verso la missions, poi vediamo, dai. Sì, perché effettivamente abbiamo spippolato, ma non abbiamo visto tanto. Cioè, nel senso, quei giochi che ti imponi, vabbè, perché comunque siamo un'oretta e mezza che stiamo a giocare, ma... Cioè, l'idea è che abbiamo appena iniziato, dobbiamo scoprire cose, l'albero delle abilità. Abbastanza Iridium blu per sbloccare un nuovo potenziamento dello Zaino Jet. Vediamo. E sono in quest'altra zona. Selezione il potenziamento, batterie e premix per potenziare lo zaino. Quindi quelli blu usiamo per fare queste migliorie. Ok, sì. E vabbè, quello che dovevamo fare ce l'ha detto lui. Non potevamo fare altro, apparentemente. Vedi un verde. Intanto, come detto, proseguiamo verso l'obiettivo, poi tra pochino ci salutiamo, vediamo. Che si fa? Qua pure ci spara a caso o è voluta? Ma non ci spara a caso. Spara proprio sopra l'albero. Bellissimo. Beh, però... Dai, tutto sommato, come detto, non... C'è posta. Arrivo! Attenzione, ti atterro direttamente nella casa. Giusto. Se possibile. Aspetta, mi se... scansione, mi sarà impallastato alla porta, in realtà. What is happening? Oh my god! I can't believe it! Did the Yod send you to meet with Doc? I wish I knew. The Yods are being a bit vague with me. Who's Doc? I am Doc! Search no more! This is the place! The place? What are you doing here? Surely the ambassador of the Yods would know. I'm following my father's quest, of course. I wanted to pick up where Cosmere left off, so I quit my job in the treetops and spent all my Zorkins Gigi, perché non avevamo visto il primo, la prima parte. Quindi prima voglio recuperare quella. Well, that depends. Are you taking no for an answer? Sounds like a yes! Come, much work to be done. As my father used to say, practice makes perfect. Your old man around? Kind of. He reverted at the bottom of this lake. I tried to save him, but I can't swim. Okay, morte, almost got reverted myself. Fondo del mare. I'm so afraid of the water. Sorry to hear that. You should learn to swim, and practice makes, you know, perfect. Effettivamente. Why would you build your cabin by a lake if you can't swim? The Yods laugh at me because I was denied a proper conversion ceremony. They test me again and again with water, but... There's no way I'm an Aloy, Talan. I hate water. Father hated it too. Eppure mo ci sta sotto. Per dire. I will achieve my destiny. What destiny would that be? Well, the ancients marked a nearby rock for my father to discover millions of moons later. The engraved stone foretold his only son would find an artifact in a lake. Allora dove imparano da save Amia from extinction. He tried to claim it for me, but water scares me even more now. Sì, allora te devi imparare a nuotare, cioè non è che tutte e due il figlio che devono recuperare una pietra. Sott'acqua si buttano senza saper nuotare, non bueno. No one believed us. Who trusts prophecies anymore, right? Speaking of prophecies, not sure if you're familiar with the Ulukai. Oh my yods! Of course! My father told me everything about the savior of Adelpha! It's you? That's what Lias seems to think. I don't remember much of my past. The Yods have planned our encounter. I will show you the engravings, Ulukai. Together,
We can save Amiya on your way to saving Adelpha. Sure. Who am I to go against that level of enthusiasm? What is this relic you're looking for? That is not exactly clear to me. But Casimir told me it would save my village from the invader. Okay. So it's a weapon. You're the Ulukai. You tell me. No bother. I trust the Yods and their great design. We must. Vabbè, show me almeno queste principali. Follow me. Se no. Here it is. Hold on. What's the matter? You go ahead. I'm not worthy to face my father's hazardous yet. What is this? Don't touch it! It's ancient magic! What the... chalk? Ulukai? Are you alright? Dak... you should come and have a look at this. God's almighty! You touched it! What have you done? Casimir always forbid me to... Oh... Unless the ancients were into childish doodles, I think your dad was having a bit of fun with you. It's all... It's very confusing. When was the last time you came here? I was young and naive. There is no artifact. No adventure. I have ruined my life for a false prophecy. Sometimes memories play tricks on us. You know, we see what we want to see. He lied to me. Filled my head with fairy tales. I am so stupid. I should plan my reversion now. Get it over with! Look... Casimir might have elaborated on his story to make it a bit more entertaining. Kids get easily bored, there's, you know. There's nothing in the lakes. Pretending there is won't honor my father's memory or mine. Wait a minute. Your dad didn't draw everything on this rock. There are ancient symbols here, see? I see what you're doing. But Hatso is right. I have to grow up. Impara a nuotare prima di tutto. See those shapes there? I think I know what they are. An X marks the spot. Whoa! Oh my god! You're right, Ulukai! It's a map of the lakes. And there must be something in that one. We're so close. I can feel it, partner. We're partners. Partners? Hold your horses, Doc. Ci allargiamo. I was happy to help, but I have my own agenda, you know. I am so excited. You have to dive into the lake, Ulukai. You have to save Amiya. Ma solo perché tu sei nuota. Are you listening to what I just... Meet me at the lake. People will write songs about this day. Let's go. Si è arrabbiato tutto di botto, però comunque. Allora, dobbiamo beccare fuori dal villaggio. Qui cos'altro possiamo fare a parte vedere questo splashume così. Allora, ricompensa ci vedo. Va bene. Usa lo scanner per raccogliere informazioni su ciò che ti circonda e trovare il manufatto. Vabbè, qua non credo che dobbiamo incontrarlo al lago. Dobbiamo prima arrivare al lago in realtà. Poi ci guarderemo per le altre cose. Allora, il lago sta lì in fondo. Qui dovrebbero esserci dei... Andiamo. Vabbè, lui dovrebbe avermi aspettato, a meno che non si è buttato in acqua e quindi al momento è morto. Dovrebbe stare... Ecco. Guarda come ci tuffiamo a bomba. Avvicina il devo trovare il manufatto, posso parlare con... No, penso che devo andare più al manufatto solo. Hey, Doc. Here you are, partner. Until infatti, next time, no, Doc. Dobbiamo andare più a... I can't wait. Ok, allora, avvicinati al manufatto. Allora, l'unica cosa che mi segna è quello là sopra, ma in realtà non so se sia quello là, se devo dire la verità.
Possiamo andare sott'acqua? Sì, immergiti. Che figata. Penso sia quello il manufatto. Sott'acqua, l'unica cosa che... Per pallone? Attenzione! Ma sta da de testa o sta a fa mano di Dio? Con la manina ha fatto finta che... Oh, hai visto? T'ho portato il manufatto che in realtà è un grosso pallettone. Guess your dad wasn't the nut job people say he was. Here's your artifact. I only wish he could see this. It's so... I have no clue. Neanche what this noi is. In realtà, una palla grande, però. Us, but hey, it levitates. That's a start. Not sure how we can use this to fight the invaders, but let's find out together. Your destiny weaves into mine, Ulukai. My father would have been proud. Vabbè, tu ne hai fatto un cazzo, però tu posso dire. E quindi che vogliamo fa? Did Casimir mention an instruction manual or anything? No. He kept repeating this would help our people. He wanted to convince Hatsu. E chiamiamo Hatsu. Okay. I'm gonna push this thing to Amiya. Thank you, Ulukai. Until next time, Doc. I can't Penso wait. Che già ha detto che la trasporteremo là, quindi... Ah, beh, ecco, appunto. Prima, no, finiamo. Va bene. Ok. E dove mi hai piazzato il pallettone? Ok, qua. Va bene. Signori, si parte. Ah, tieni premuto per riavvia, quindi se sbagliamo. Aspetta, Però fammi via pure questo. Tanta palla si può rotolare, ma fino a un certo buffo. Ok. Dobbiamo fare 200 metri prendendo questo a cazzotti. Ha detto che possiamo farlo anche così, magari con più precisione. Allora, vedi pallonetto. Magari. Dove cazzo vai? Con quale movenza? Attenzione sulla... Uccelli assassini? Necessario? Magari spiccioniamoli. Ci stanno altri due. Schiva nel dubbio quando senti il rumore di piccione incazzoso. Perfetto. C'è un altro in realtà. Ok. A posto. Vai. Vai mo. Scatto. Scivolata. Botta dalla distanza. Guarda. Scivolata dà più soddisfazione. Palo. Vai palo. Buttala dentro. Buttala dentro. Ah, è così. Attenzione. Poi proviamo anche. Anzi, facciamo una cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Proviamola adesso perché sennò poi ci dimentichiamo. Questo lo penso che sia preferibile, quella mod, perché colpi più lenti ma che fanno molto più danno di rispetto magari a questo qua. Beh, oddio. Direi che sul piccione più o meno i tempi di spiccionata sono uguali, di morte. Con questa possiamo sventagliare un po' più a cazzo, ma... Creature. Creare le pozioni. Allora, le risorse delle creature possono essere usate da alcune piante per creare le pozioni. No. Parla con i Gandalipot nei villaggi per crearle. Ok, ci guarderemo. Grazie, Zeus. Grazie per i 10. Bonsoir, bonsoir. Grazie mille per i 10 mesi. No, 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 no. Che cazzo ho fatto? So,
Dio Cristo incoronato. Ma perché vedete quel cazzo di tieni premuto? Riave, mannaggia la puttana di Eva Troia. No, mo lascia stare i piccioni se vuoi più cazzo, vai, va. Muoviti. Piccioni se vogliono si piano. Cazzotti in pace. Muoviti. Dio Cristo. Dai. Dai, cazzo. Ma perché pensavo che dovessi... Perché vedete quando state di sfuggita, vedete con l'occhio, te da quel tasto. Curati, coglione. Cioè, coglione, vabbè, siamo noi che non stiamo a spararsi cose di merda, però... Di palle, mo. Tutti questi cazzi piccioni del cazzo. Perché tu vai là, raccogli cose, poi... Vengono questi a romperti il cazzo. Perché lo stesso tasto raccoglio, ho detto là, vedi, avevo visto premuto quello, ho detto là, tieni premuto, sta a raccogliere qualcosa del piccione. Che cazzo del piccione ha raccolto? Ho finito tutte le cure. Vabbè, voglio farlo giusto velocemente. Ho finito in realtà pure i colpi, quindi. Dai, santissima Trinidad. Muoviti. Devo solo completare la mission. Poi questo lo salutiamo pure. Però almeno questa vorrei fa. Se ia fa, sto rincoglionito. Niente. Oh, qualcuno che mi aveva dato una mano con ste cazzo de palle. Not too close. Make room, my friends. I have a clear shot. Hey, Robin Hood, lower the bow, okay? Ah, noi dobbiamo tornare anche con Robin Hood, tra l'altro. Everybody, calm down. This dirty piece of trash smells terrible. Why have you brought this here, stranger? I command you to dump it back where you found it, at once. Hatso, listen to me. Doc, I... We found the relic Casimir was looking for. Of course, you are behind this, you babbling simpleton. This is going to save the village from the invaders, just like the ancients predicted. Nonsense. Do you want to get us all reverted? What? No. There is nothing to see here. Disperse before the invaders spot our gathering from the sky. E non ha funzionato granché come cosa. E noi contrastiamo un altro parla con il allora aspetta, arrivo subito, fammi andare. Ok, poi questi rossi ci guarderemo. Sì, perché al momento questi qua e quelli blu ci ha spiegato un po' tutto. Cioè quelli blu per livellare questi. Gli altri vedremo. Dobbiamo parlare con You and your magic treasure are the talk of the town, Doc. I don't like this. I feel their suspicions. I hope the artifact is safe here. There are a lot of people in Emea. No one knows. It's too Wait. Nemet! He's the oldest Talon in town. He has read many scrolls, even some of the most ancient ones. The light at the engraved rock. You really think it's your father's spirit? What's a spirit? It's Cosmere's Hazardous. He reverted before he could accomplish his destiny, so his Hazardous lingers here, unable to journey to Palana. Come see me anytime. Sì, vado a parlare col saggio che magari sa qualcosa, come ci hai detto. O magari anche no e ci manda a fanculo. Arieccoci. Hello, Shamaz Nemet.
You return. Sì, dobbiamo chiederti una cosa della... Can I ask how old you are? Non dovevamo chiedere da palla. And younger than a fey tree. You are the master? I'm the master of controlling my emotions. Didn't mean to offend you, Nemet. The reason I ask is this thing we dredged up from the lake. It's... I recall no description of such an object. And I've read my fair share of scrolls both my... Allora... Where can I find informative scrolls? Maybe Doc can read them to me. Doc wouldn't know where to start. Most treetop inhabitants can't read, except maybe for more who took late classes. Your best chance would be to ask a scholar okay. the Yeah, I think I lost my library card. Ah, a joke. Was it funny? Forgive me for addirittura, fatela una risata, dai. Okay. Where is the Dano library? Good question. Does it still exist? Addirittura? Was the Dano library totally destroyed with the bombing of Procriana? Or does just a sliver still remain? E allora la gradina ce la facciamo ridare. Can you heal me? Brace yourself. The odds guide my hands. Dopodiché, chiediamo agli studiosi che se... reverted to. There must be survivors. I heard the assistant of the head librarian dodged reversion the day the invaders unleashed their wrath upon Procriana. If he's alive, he must be very, very old. Sounds like I should find him soon, then. Who is he? His name is Kurag. His ears were already shot when I was borrowing scrolls in my young age. I can't imagine the bomb's help his hearing. He might be the best hope to understand your artifact. He spent... Kurag, huh? Va bene. I would say good luck, stranger, but you make your own luck. Remember è pure vero. C'hai pure ragione. I was about to call you, Ulukai. I made a strange discovery. And since you have to go to Procriana, I'm activating a Daoka so we can talk face to face. All right. I'll jump in the first Daoka now. Let's meet. E se però. Ok. Un Daoka attivo è stato contrassegnato sulla tua mappa. Va bene. Che. Ok. Non credo sia questo. Da questo di là, attenzione, il logo è troppo lontano. Ok. Beh, noi in linea teorica dobbiamo seguire questa indicazione. Anche se adesso ci salutiamo, signori, che siamo andati abbastanza in là. E Ok. No, magari vediamo, che ne so, qualche commerciante, così giusto per vedere anche che possibilità ci sono sotto questo punto di vista, per quanto siamo ancora nella fase iniziale. Però. Best Gandali pot around. Vediamo. Allora, le pozioni li dobbiamo portare, quindi carne di Gamor e le piante che di base, ok. Questa più il pungiglione. Ok, quindi si fanno in questo modo. Crea oppure vendi. Comunque non le puoi comprare, nel senso. Vieni qua e le crei. In questo caso, sì, un po' all'Horizon. Questo crafting così. E un saluto perché va. Come detto, tra poco andiamo anche noi. Gratta. Aspetta, ci dovrebbe essere un altro mercante da qualche parte, ma non so se sia. Ah, forse stava sopra. Va bene. Angelo è trasegnato sulla minimappa e parla con Talan. Però tu mi dici l'ho trasegnato la minimappa, ma bisogna capire. Io non sto capendo se è qualcosa lì qua interno. Esamina missione disponibile. Viaggia rapidamente verso. Con il vecchio bibliotecario e chiede di recarsi. Ok, quindi fatta
Atene ce l'abbiamo. Però comunque. Non credo. Time to get wet. Che l'acquetta non è male, è un po' stagnante, ma ci sta. Grazie Gabriele Gabrix per i 44. Grazie mille, Gabriele. Grazie per il supporto. Va bene, va bene. Oh, signori, comunque. Noi un'occhiatina l'abbiamo data, comunque. Che poi occhiatina, insomma, quanto è? Un paio d'ore l'abbiamo spippolato. Abbiamo scalfito solo la superficie, Mi sembra intrigante. Certo, ha delle limitazioni, soprattutto lato tecnico. E magari una cosa che potevano fare, visto il collegamento con il primo, magari un... che non mi sembra ci fosse una specie di video introduttivo con la... una... un recappino del primo, giusto per far sapere un pochino qualcosa lato storia, trama, per quanto, come detto, è ben distante da quello, anche soprattutto temporalmente. E va bene, spero che vi sia garbata questa spippolata di Outcast A New Beginning. E va bene, ragazzi, noi ci vediamo con le prossime cose.